Ciao ragazzi, benvenuti, bla bla bla, cose, così ci siamo tolti il problema. Oggi vi voglio parlare di atteggiature diverse e di come essere più reattivi sullo strumento. Reattivi. Con questa frase non vi ho detto nulla, praticamente non avete capito nulla, ma adesso vi spiego. Vi sarà capitato di chiedervi il perché, soprattutto chi comincia si sarà chiesto il perché ogni tanto si suonano dei colpi in un certo modo, ogni tanto si suonano dei colpi in un altro modo, perché ogni tanto si suona tutto a singoli, perché ogni tanto si mettono dei doppi colpi, dei paradiddle, dei tripli colpi, eccetera eccetera. Io mi ricordo quando ho cominciato a suonare ho detto: ma perché cavolo non posso suonare tutto a singoli? È così comodo destra sinistra destra sinistra, che perché devo andarmi a impelagare in cose difficili, doppi colpi, paradiddle? Le atteggiature servono perché ci servono ad avere una gamma di possibilità, diciamo, più elevata sullo strumento. Cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a esprimerci meglio, riusciamo ad esprimere e suonare quello che magari ci stiamo cantando in testa, oppure facciamo un fill e dobbiamo finire quel fill con la mano sinistra perché abbiamo bisogno di quello, perché poi dobbiamo fare che ne so. E per tutte queste cose qua le atteggiature ci tornano molto molto utili. Quindi oggi di cosa voglio parlare? Oggi vi voglio parlare di un problema, perché il fatto di suonare atteggiature diverse, il fatto di studiare atteggiature diverse è un bene e ok, ci siamo. Il problema è che nel momento in cui io suono una cosa tutti con colpi singoli o con colpi doppi o con paradiddle eccetera, quella stessa cosa suonerà in maniera diversa. È ovvio, se io faccio destra sinistra destra sinistra, o se faccio destra destra sinistra sinistra, inevitabilmente suonerà in maniera un pochettino diversa. Quello che voglio fare oggi è andare a farvi vedere un esercizio, che è un esercizio ma in realtà poi sono esercizi che vi farete voi tranquillamente, che deciderete voi come fare, per andare a pareggiare tutte le atteggiature, cioè per andare a suonare il più possibile in modo simile i singoli, i doppi, i tripli, i quadrupi, o qualsiasi atteggiatura vi venga in mente. Per fare questa cosa userò le bacchette e il pad, questo pad qui che mi piace sempre tanto, il pad TSP10 della Tama. Allontaniamo. Si vede? No, non si vede. L'idea iniziale è quella di cercare un gruppo di note. Che cosa vuol dire? Un gruppo di note sono una serie di note che si ripetono. Ad esempio, il paradiddle è un gruppo 4, perché sono 4 note che poi si ripetono nel tempo. Ok? Che poi sono invertite, però comunque sono sempre 4 note. Come anche, ad esempio, i colpi doppi, destra, destra, sinistra, sinistra, sono 4 note che poi si ripetono. Partiamo ad esempio proprio con il gruppo 4. Dobbiamo andare a pensare a delle atteggiature. Pensiamo una cosa semplice per adesso. Quindi, rimanendo sempre nel gruppo 4, non cambiamo mai gruppo all'interno dell'esercizio, facciamo singoli, doppi e paradiddle. Questo è un esercizio molto famoso, quindi faremo tra virgolette una battuta, anche se poi in realtà in questo esercizio non si ragiona battute, ma facciamo una battuta di singoli, una battuta di doppi, una battuta di paradiddle. Quindi singoli, doppi, paradiddle, singoli, vedrete che all'inizio non sarà così semplice riuscire a tenere lo stesso volume e la stessa intensità, perché ovviamente nei colpi singoli viene da suonare più forte, perché è più facile, tra virgolette, suonare forte nei singoli. Nei doppi viene da fare tante volte il primo più forte e il secondo un po' più piano. Invece cercate di livellare tutto, di far tutto alla stessa potenza. Ovviamente non dovete per forza menare tantissimo, non preoccupatevi, suonate sempre rilassati. Come sempre, come vi dico sempre, suonate rilassati. Ovviamente all'inizio fatelo senza accenti. Poi questa cosa può diventare anche con gli accenti dove volete. Ad esempio, se io voglio mettere un accento sull'1, verrà questa cosa qua. State attenti, perché finché faccio singoli e paradiddle va bene, perché non ho grosse difficoltà, ma quando devo fare i doppi con l'accento sull'1, i primi due colpi del doppio di destra saranno il primo un accento e il secondo una ghost, quindi i doppi colpi verranno. Ovviamente adesso sto usando delle atteggiature abbastanza comuni, ma potete farvele voi tranquillamente. Se avete bisogno, ad esempio, non lo so, di migliorare i 3 colpi, perché, che ne so, dovete migliorare i 3 colpi di destra e di sinistra, potete anche decidere di fare, ad esempio, singoli, doppi, e poi mettere, ad esempio, come terza atteggiatura, destra, 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 sinistra, non c'è problema.
questo diventerebbe un po' tipo stick control. Alla fine l'idea è questa qua. Quindi fate voi, poi non dovete neanche mettere 3 diteggiature, potete metterne 2, potete metterne 80, potete fare quello che volete. Il consiglio che vi do è di non metterne troppe, quando arrivate a 4-5 diteggiature è già abbastanza. La cosa che si può fare dopo è cambiare gruppo, ad esempio se io voglio fare gruppo 6 ho un sacco di diteggiature, facciamo gruppo 6 senza accenti, poi proviamo a mettere l'accento sull'uno come abbiamo fatto prima, colpi singoli, colpi doppi, doppio paradiddle e paradiddle-diddle. Vi ricordo che il doppio paradiddle è destra-sinistra, destra-sinistra, destra-destra, il paradiddle-diddle invece è destra-sinistra, destra-destra, sinistra-sinistra, quindi due singoli e poi due coppie di doppi. Singoli, doppi, doppio paradiddle, paradiddle diddle. Proviamo a mettere l'accento sull'uno. Facciamolo un pochettino più veloce. Ovviamente quando vedete che questa cosa vi sembra un po' troppo semplice, poi in realtà non è mai troppo semplice perché più la fate meglio è, ma quando vedete che comunque vi riesce abbastanza bene, cercate di cambiare gruppo e decidere quindi di fare un gruppo dove magari non siete tanto forti, come ad esempio, non lo so, io ad esempio non sono forte sui gruppi dispari, il 5, il 7, il 9 non mi vengono così bene, oppure di cercare di cambiare diteggiature e fare qualcosa di più difficile, andando ad esempio a sfruttare tutta quella parte che vi dicevo prima con i doppi colpi, ma uno accentato uno no, oppure il contrario, uno non accentato e uno accentato, che forse è ancora più difficile. Quindi questo esercizio qua è veramente infinito, ci sono un sacco di possibilità e vi assicuro ragazzi fa veramente bene. Sceglietevi un gruppo che può andare da 3 fino a 9, 10, quello che volete, in realtà potete fare finché volete, sceglietevi le diteggiature, ma sceglietevi le diteggiature dalle più semplici alle più disparate, lavorate con l'immaginazione, cercate cose anche difficili ogni tanto per mettervi alla prova e basta, e poi studiate, 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 studiate. Io non vi rompo più, vi saluto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, di andare sui miei social Instagram, Facebook e basta. Scrivetemi, fate quello che volete, commentate, ma scrivete un po' quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!